Buonasera a tutti, oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi, ovviamente in maniera virtuale, il grande Franco Ordine per fare una chiacchierata insieme a lui, che salutiamo e ringraziamo per la disponibilità. Ciao Franco. Eccomi qua, buongiorno a tutti, buona giornata a tutti. Allora, la prima domanda che le facciamo è la stessa domanda che sicuramente le staranno facendo in molti in questo periodo e riguarda questa quarantena. Lei come sta passando questo periodo così difficile per tutti gli italiani? Devo dire francamente meglio del previsto, nel senso che non esco naturalmente, rispetto rigorosamente le regole, però la mia giornata è comunque piena perché la mattina vado ad acquistare nell'edicola sul giornale, parlo con i colleghi del giornale, dopodiché nel primo pomeriggio comincio a scrivere i pezzi eventualmente che servono e poi la sera faccio collegamenti via Skype con Telenormandia. Rimanendo in tema sempre di coronavirus, spostandoci però nel calcio, secondo lei è giusto far ripartire il campionato? Allora, forse perché ci sono, come dire, c'è la necessità all'inizio di capire come si dovrà vivere la famosa fase 2. Secondo me, il calcio aiuterà e soprattutto il fatto di poter la sera impegnarla vedendo le partite aiuterà soprattutto a stare molto a casa, anche perché i primi tempi, non potendo andare nei ristoranti, non potendo frequentare i bar, non potendo fare gli aperitivi, non potendo partecipare alla movida, è evidente che la casa dovrà essere e quindi la TV dovrà essere il punto di riferimento. Certo. Secondo lei invece come cambierà tutto il calcio dopo questa emergenza? Il calcio cambierà e dovrà darsi una regolata dal punto di vista di un ridimensionamento complessivo delle spese, dei contratti e diciamo anche delle vecchie abitudini, oltre che delle quotazioni dei calciatori, perché molti dovranno in qualche modo medicare i rispettivi bilanci provvedendo a degli scambi, perché sarà l'unico modo per poter fare plusvalenze. Ci può dare invece un giudizio di questi primi mesi in nerazzurro di Antonio Conte? Allora, i primi mesi io li considero francamente molto positivi, perché Antonio Conte ha di fatto rivoltato come un calzino l'Inter di Spalletti, gli ha dato un'anima, gli ha dato soprattutto una grande personalità, un grande coraggio e devo dire anche una impostazione dal punto di vista squisitamente tecnico-tattico che ha consentito alla squadra di liberarsi un po' delle antiche paure. Vi ricordate l'Inter di Spalletti che non era capace di chiudere le partite, che spesso si lasciava raggiungere magari anche Certo, sorpassare? Ecco. e le sofferenze degli ultimi minuti. Esattamente, tutto questo è stato spazzato via dal lavoro anche psicologico che Antonio Conte ha svolto. Tornando un attimo nel passato e parlando un po' di Cardi, lei in diverse interviste ha sostenuto di conoscere dei dettagli che non sono ancora mai usciti sui giornali. Ecco, ci può dire qualcosa in più sul rapporto tra l'Inter e Cardi e soprattutto del rapporto che si è venuto a creare tra Icardi e Spalletti? Allora, io credo di non aver taciuto nulla, perché un buon giornalista non può tacere se è in possesso di notizie, di particolari e di dettagli. Credo di averli scritti, detti e ripetuti anche in più occasioni. Le cose sono andate a questa maniera, e cioè qualche giorno prima Spalletti, voi ve lo ricordate, durante una conferenza stampa dice, rivolto ai dirigenti dell'Inter, avete promesso che rifate il contratto di Icardi, adesso voi prendete Icardi e rifate il contratto, come per dire che era largamente favorevole. Poi succede che la domenica a Tiki Taka, la domenica sera, Wanda dice
piuttosto che comprare 4-5 giocatori, sarebbe meglio dare 4-5 assist in più a Maurito. E da lì parte tutta la nuova campagna contro Icardi, condivisa dai giocatori, dai suoi compagni di squadra e estesa anche all'allenatore. Beppe Marotta, che era appena arrivato all'Inter, in quel momento non può fare altro che, dinanzi all'ultimatum di Spalletti, mandate via Icardi o comunque toglietegli la fascia da capitano, altrimenti io vado via. A quel punto ha dovuto in qualche modo sottostare all'ultimatum e ha dovuto diciamo, produrre quella frattura che stava per costare addirittura la Champions alla squadra. Ultime due domande. La prima, quella che riguarda Lautaro. In questi ultimi giorni si sta parlando sempre più insistentemente di queste voci che lo vedono vicino al Barcellona. Secondo lei le strade si separeranno? Ma molto dipende dalle dimensioni economiche dell'affare. È evidente che l'Inter, se si dovesse presentare un'offerta di quelle irresistibili, 100-110 milioni, non potrebbe dire di no e dovrebbe di conseguenza rimodulare il suo attacco. Devo dire francamente che conoscendo Conte e conoscendo l'abilità di Beppe Marotta, secondo me non si fascerebbero la testa, ma anzi troverebbero una soluzione alternativa che potrebbe risultare parimenti utile alla squadra. Ecco, ora le faccio un nome, Zeman. Cosa ci può dire su di lui? Allora, Zeman è una strepitosa suggestione, perché come fa a giocare lui le squadre, credo che sia impareggiabile dal punto di vista tattico, ha il solito difetto che non ha mai curato, perché non è mai stato legato e attaccato al risultato, e cioè quello di curare meno la fase difensiva. Però Difensiva. credo che per un pubblico che abbia voglia di divertirsi, per un pubblico che abbia voglia di vedere gol e spettacolo, è esattamente l'allenatore ideale. Infine le chiediamo se può fare un saluto a tutte le persone che seguono la nostra pagina, Inter Unico ed Eterno Amore. Benissimo, un grande saluto, un grande abbraccio, rimanete ancora a casa fino al 4 maggio e mi raccomando, soprattutto ricordatevi che il calcio è di chi lo ama.